Allora, mi riferisco all'area vasta brindisina. È evidente che anche dal punto di vista normativo c'è la spinta nei confronti dei comuni di avviare queste collaborazioni istituzionali per ottimizzare i risultati e per raggiungere lo scopo. Io mi fermo qui perché poi è un incontro di illustrazione del progetto, poi alla fine ci dirà qualcosa anche il sindaco Zizza. Credo che questo progetto è un progetto importantissimo. Oggi c'era una polemica, mentre in qualche maniera annunciavamo, caro Vittorio, annunciavamo questa manifestazione, si diceva sì, ma in fin dei conti il comune di Carovigno che cosa ha fatto? Ha semplicemente ottenuto un finanziamento. Beh, io su queste affermazioni fatte da qualche amico della sinistra mi è venuto un moto di risa, perché in qualche maniera non è possibile fare queste affermazioni. È chiaro che la capacità dei comuni è quella di intercettare i finanziamenti. Il comune di Carovigno ha ben progettato, ha fatto una scelta, perché tenete conto che Carovigno, a differenza purtroppo di San Vito, ha diverse marine e quindi già questo è un premio rispetto a Specchiola, ha scelto Specchiola rispetto ad altre marine, ha scelto Specchiola rispetto allo stesso Carovigno. Quindi è chiaro che da questo punto di vista la collaborazione istituzionale serve proprio a questo, cioè a individuare il percorso migliore, a individuare l'opera migliore che in quella maniera può dare delle risposte rispetto ai bisogni comuni. Quindi da questo punto di vista credo che è una polemica risibile, perché stamattina stavano distribuendo addirittura il frontespizio della delibera regionale di approvazione del progetto. Non ci vedo nulla di strano se c'è stata la capacità di ben interpretare la norma e di intercettare i finanziamenti. Passo la parola all'architetto Mingolla che illustrerà il progetto.